Allora, io inizio anche se purtroppo alcuni personaggi che mi avevano confermato la loro presenza, autorevoli, importanti, alcuni consiglieri di minoranza del comune di Asti, il segretario per esempio della CGIL, altri elementi del nostro comitato astigiano. Ma Asti è molto poco rappresentato, quindi ringrazio Mauro Bosia per essere con me, perché sennò di questi disgraziati di astigiani arrivano o tardi oppure dicono di voler partecipare. C'è anche Malandrone. Speriamo di recuperare. Malandrone mi ha chiamato poi un attimo fa, mi ha detto che purtroppo era a scuola e non riusciva a collegarsi. Ah, ma io lo vedo online. Bene, ok, allora uno in più. Alleluia. Bene, io non lo vedo ma non importa, ok. Io faccio più che altro una brevissima introduzione. Intanto vi ringrazio per aver accolto il nostro invito a voler soprattutto mettere un po' in comune un po' di informazioni, alcune considerazioni, tentare di costruire un'analisi comune e soprattutto su quello andare a capire se possiamo, dobbiamo, vogliamo fare qualche cosa che ha come oggetto evidentemente la società per azioni ASP, quindi la ex municipalizzata di Asti, ma su un tema che non coinvolge soltanto Asti, come ci ha accennato Stefano poc'anzi, ma direi in generale un po' tutto il ruolo del settore idrico a livello regionale. Io faccio più che altro una piccola introduzione, non ovviamente della storia dell'ASP perché sarebbe molto lunga, ma di quello che è successo in particolare nell'ultimo anno, perché come ricorderete, come molti di voi sanno, lo scorso anno si era creato un momento di forte tensione tra i due soci di ASP, il socio di maggioranza che è il comune di Asti, che detiene il 55% dell'azionariato di ASP, e il socio di minoranza che detiene invece il 45%, che è formato da una parte pubblica e da una parte privata. Le tensioni sono state molto forti lo scorso anno, verso la fine dello scorso anno, in particolare sono state davvero delle discussioni, direi anche un po' al di là dei ruoli istituzionali, tra il rappresentante del socio di maggioranza, cioè il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, e il socio di minoranza, rappresentato da NOS SPA, quindi il Nord-Ovest Servizi, il cui presidente Paolo Romano è colui che era allora il presidente di NOS e anche il presidente di SMAT, quindi diciamo, l'ex municipalizzata che si occupa del settore idrico del torinese. Lo scorso anno la società civile, i lavoratori di ASP, il sindacato avevano reagito a questo momento di tensione profondo con molte preoccupazioni, tanto che hanno poi richiesto addirittura un consiglio comunale aperto che si è tenuto il 17 di febbraio di quest'anno, quindi un attimo prima del lockdown. In questo consiglio comunale ovviamente le voci della società civile in particolare si sono potute ascoltare anche all'interno del consiglio comunale, ci sono state parecchie considerazioni, soprattutto l'espressione di parecchi timori sul futuro, sulla situazione dell'azienda e sul futuro dell'azienda che, non nascondiamocelo, oggi vale in termini di addetti come numero uno tra le aziende, addirittura tra le imprese esistenti ad Asti e nell'Astigiano. Quindi stiamo parlando di una realtà molto importante anche dal punto di vista occupazionale, non soltanto per i servizi pubblici che va ad erogare ai cittadini. Al termine di quel consiglio comunale del 17 febbraio, il sindaco Rasero annunciò di avere già praticamente formulato per iscritto il rinnovo dei contratti di servizio con ASP e garantì che la settimana successiva sarebbero stati siglati. Quello era uno dei momenti, delle preoccupazioni forse più forti in quel momento che un po' tutti avevamo proprio nei confronti di un contratto addirittura scaduto con una serie di disposizioni anche dal punto di vista giuridico, insomma, un po' di confusione. Quelle parole ovviamente ci rincuorarono. La settimana dopo, in realtà, il sindaco non firmò nulla, però nel frattempo era scoppiato il lockdown, eravamo entrati già in una fase di grandi difficoltà dal punto di vista pandemico e sanitario. Quel tipo di rinnovo, quindi la proroga dei contratti di servizio, io non so cosa sia successo dopo la mia interruzione, nel senso che insomma stavo cercando un po' di inquadrare la situazione alla luce in particolare del fatto che adesso abbiamo
un azionariato di Iren che diventa molto importante all'interno di ASP, evidentemente, quindi l'elemento in più che si è aggiunto negli ultimi mesi è proprio questo, quindi questa variazione che c'è stata con l'uscita del gruppo Gavio, l'ingresso ulteriore, insomma, cioè quindi l'acquisizione delle quote da parte del gruppo Iren, che diventa evidentemente adesso l'interlocutore principe della risicata maggioranza in possesso dell'amministrazione comunale di Asti. Io ho sentito la parte finale dell'intervento di Eleonora Artesio, sono perfettamente d'accordo, dal punto di vista giuridico è evidente che le questioni che sono già state sollevate, insomma, abbiamo capito qual è la risposta dal punto di vista giuridico. Siamo su un terreno evidentemente politico, nel senso che dobbiamo un po' capire, io purtroppo temo di avervi già persi. Spero che mi sentiate ancora. Ti sentiamo, c'è stata una breve interruzione, sì, ma bene. Ti sentiamo. Riparti, grazie. Perfetto. Ecco, e quindi io più che altro vorrei un po' lanciare ai presenti di Asti di Torino, un po' intanto se qualcuno ha delle informazioni in più, perché noi sappiamo praticamente da maggio-giugno che Iren aveva in progetto di acquisire le quote del gruppo Gavio, quindi la parte diciamo più privata di in capo ad Asta, che è proprietaria del 50% di NOS, però non c'era assolutamente nulla di ufficiale. L'abbiamo saputo dagli ambienti torinesi, l'abbiamo sollevato come problema a giugno perché ci risultava che questo atto fosse già stato formalizzato, questa cessione delle quote da parte del gruppo Gavio. Qui però ad Asti silenzio totale, non si sapeva assolutamente nulla. Quindi dopo che l'abbiamo sollevato noi attraverso i media in particolare, abbiamo finalmente avuto la risposta da parte del gruppo Iren, che ha confermato questo tipo di acquisizione ormai avvenuta a livello quindi definitivo, quindi non l'abbiamo saputo strada facendo, ma l'abbiamo saputo all'ultimo. In quel frangente il sindaco di Asti ci ha sostanzialmente detto, l'ho detto attraverso le pagine del giornale, che le questioni in capo al socio, diciamo al socio privato, all'altro socio insomma di minoranza, riguardavano solo esclusivamente loro, quindi non era come dire un compito, un interesse, un'utilità che il sindaco o l'amministrazione comunale di Asti annunciasse questo tipo di modifica all'interno di ASP. Beh, noi lo consideriamo molto grave, perché è evidente che stiamo parlando di una società che è importantissima per la cittadinanza di Asti e siamo assolutamente convinti che debba esserci una trasparenza totale. Vorremmo anche sapere che cosa stava succedendo prima, che cosa è successo nel frattempo. Oggi sappiamo che quei contratti che insomma all'inizio vi avevo un po' accennato, la scadenza dei contratti è sostanzialmente la fine dell'anno prossimo, e quindi che succederà adesso nei prossimi mesi e per tutto l'anno prossimo? Che tipo di ragionamenti stanno facendo in questo momento i due soci, quindi il Comune di Asti e Iren, perché poi sostanzialmente adesso è Iren a essere l'assoluto punto di riferimento, tanto che il presidente di NOS non è più Romano, cioè il presidente di SMAT, ma è proprio il presidente del gruppo Iren. Quindi la serata, io insomma chiederei intanto ai presenti se qualcuno ha qualche informazione in più, perché stiamo sempre parlando di dati che sono difficilissimi da reperire. I giornali non sanno nulla se non siamo noi in qualche modo a provocare la notizia, allora qualche sforzo in più magari viene fatto. Il comune non ci dice assolutamente nulla, credo che ultimamente non siano più state fatte mozioni, interpellanze, insomma richieste di informazioni da parte anche all'interno del Consiglio Comunale, e quindi io vorrei anche un po' capire se qualcuno di noi magari ne sa qualcosina in più. Mi faceva piacere la presenza del segretario della CGL di Asti, che mi aveva assicurato la sua presenza, perché probabilmente qualche informazione del suo versante poteva arrivare. Non lo vedo in questo momento in riunione, quindi io spero che arrivi dopo, insomma, quantomeno ci faccia avere qualche informazione nei prossimi giorni. Quindi io stimolerei un po' un dibattito su questo, cioè noi in questo momento sappiamo che l'ASP di oggi non è più l'ASP sicuramente di ieri. Sappiamo che c'è un socio importante, Iren, che era già evidentemente all'interno della società, ma che adesso, a maggior ragione,
acquisisce importanza anche nei rapporti di forza con il comune di Asti. Sappiamo che i contratti di servizio scadranno alla fine dell'anno prossimo e beh, è evidente che un qualche tipo di ragionamento deve essere fatto e soprattutto dobbiamo capire che tipo di sollecitazione, diciamo di tipo politico, evidentemente non solo di tipo giuridico, dobbiamo tutti quanti tentare di andare un po' a costruire. Quindi io più che altro darei un po' la parola sia ai consiglieri, se ci sono ancora tutti e due di Asti, ma un po' a tutti quanti, me lo tenere un po' da ragionarne. Di fondo noi sappiamo anche altre cose, per esempio siamo convinti che Irene evidentemente stia giocando a diventare il soggetto di riferimento di tutto il comparto idrico a livello piemontese. Ci piace, non ci piace, ci preoccupa, riteniamo che debba essere ragionata a fondo questa cosa? Altro punto che abbiamo anche inserito nel nostro messaggio di invito per la riunione di questa sera, ci siamo tolti un po' lo sfizio di andare a guardare nel bilancio di ASP del 2016, 2017 e 2018 e ci siamo resi conto che l'azienda ASP complessivamente, quindi rifiuti, trasporto pubblico locale, acqua, energia, servizi cimiteriali, in questi tre anni ha chiuso con un più 6 milioni abbondanti prima delle imposte e quasi 4 milioni e 700 mila euro dopo le imposte. In questi anni, quindi dal momento insomma, dell'ingresso degli altri soci all'interno di quello che prima era il 100% di proprietà del Comune di Asti, il Comune ha incassato oltre 9 milioni. Che evidentemente non sono stati reinvestiti nell'attività di ASP, ma evidentemente sono serviti, qualcuno dice, come un bancomat per le casse del comune di Asti. Ma il socio di minoranza, cioè il NOS, ha portato a casa 5 milioni di dividendi. Ecco, queste informazioni io credo che sia importante ragionarle, ovviamente poi valutarle anche a fondo, diciamo a livello di numerico all'interno dei bilanci, perché fanno parte di una discussione di carattere politico, se volete, di carattere filosofico, insomma, che tutti quanti dobbiamo fare, compresa ovviamente la componente politica. Io mi fermerei qui anche perché temo di avere ancora delle difficoltà a farmi sentire, ma insomma spero di esserci riuscito e darei un po' la parola a un po' tutti quanti.